Let's go! Bentornati, ovetti, su Pokémon Smeraldo! Siamo a Ceneride, dove Kyogre e Groudon stanno lottando. Tutta colpa di Ivan e Max. Kyogre, che succede? Guarda, è la sfera rossa! Calmati, Kyogre! Non ci siamo, non mi dar retta! Groudon, smettila, per favore! Ho capito quanto sei forte ora! Se continui così, non solo Ceneride, ma tutta la regione di Hoenn sarà distrutta. E poi anche il mondo intero. Parliamo con Rocco, va? La lotta fra i Pokémon, Groudon e Kyogre. Due Pokémon antichissimi sono stati risvegliati da un lungo sonno. E ora stanno lottando con un'energia incontrollabile. Tonks, mi sembra di capire che, dato che sei qui, intendi provare a fare qualcosa. Vorrei farti conoscere qualcuno. Vieni con me. Ascolta, Tonks. Vedendo Groudon e Kyogre, ti viene da pensare che i Pokémon siano esseri di cui avere paura? Non è affatto così. I Pokémon sono... Ma perché ti chiedo una cosa del genere? Tu sai già tutto. Dopo leggende Pokémon Arceus, questa frase ha ancora più senso. Secoli fa era l'ignoranza che ci ha reso ciechi ai Pokémon. Ora invece proviamo paura perché due colossi si stanno affrontando. Eccoci. Qui troverai una persona di nome Adriano. Penso che tu lo possa aiutare. Benvenuti nella Grotta dei Tempi. Questo posto è un po' diverso in Pokémon Rubino e Pokémon Zaffiro. Anzitutto, serviva Flash. Seconda cosa, siamo già arrivati. Ah, allora tu sei Tonks. Ho sentito parlare delle tue imprese. Mi chiamo Adriano. Prima ero il capo palestra di Ceneride, ma poi è successo qualcosa. Così ho lasciato la palestra nelle mani del mio maestro, Rodolfo. Groudon e Kyogre, i due Pokémon che stanno portando lo scompiglio qui, sono Pokémon antichissimi. Ma non ci sono soltanto due Pokémon antichissimi. Ce n'è un altro, da qualche parte. In un luogo sconosciuto, c'è un Pokémon antichissimo, chiamato Rayquaza. Si narra che sia stato Rayquaza a calmare i due combattenti in passato. Ma non ho idea di dove si nasconda. Tonks, sai dove si trova Rayquaza? Se lo sai, dimmelo per favore. Beh, non è qui? E non è al Monte Pira? Non ricordo, wow. Ok, il motivo per cui sono andato prima ad Orocea è perché il nostro personaggio non sa della Torre dei Cieli se non va ad Orocea. Ed è per questo che sono andato lì, ieri. La Torre dei Cieli? Sì, deve essere la Torre dei Cieli. Tonks, non c'è tempo da perdere. Dirigiamoci verso la Torre dei Cieli. E ci ha lasciati qui. Fortunatamente, ripeto, la Grotta dei Tempi è molto più corta rispetto a quella che c'è in Pokémon Rubino e Pokémon Zaffiro. Rocco, la Torre dei Cieli. Non ci sono mai stato, chissà com'è. Una persona con una forza di volontà e un talento eccezionali. Un allenatore che conosce e ha familiarità con molti Pokémon diversi. Se dovesse presentarsi un allenatore così, su ordine di Adriano, dovrei portarlo in questa grotta. La Grotta dei Tempi era il posto dove era possibile catturare Kyogre in Pokémon Zaffiro o Groudon in Pokémon Rubino. Qui invece ha una funzione un po' strana, praticamente è una grotta dove c'è Adriano. E basta. Siamo qui al Pokémon Market perché abbiamo appena finito i repellenti Max. Immaginate adesso, non fossi stato ad Orocea, avrei dovuto evitare tutti quanti gli allenatori dei percorsi che sono prima di Orocea per andare verso la Torre dei Cieli. Ho fatto molto bene a fare l'episodio. Nel percorso 130 dovrebbe piovere, ma ad Orocea no, giusto? Esatto, bene così. Forse la pioggia si ferma al percorso 129, ma sono dettagli, ok? Quando è vero che per un motivo di storia... non andremo... La pioggia non è che si espande davvero, però per lore si sta espandendo, quindi corriamo, ok?
Allora, abbiamo un bel po' di strumenti tipo vitamine e simili, ma non le daremo adesso ai nostri Pokémon. Ve l'ho già mostrata? Eccola qui. Andiamo nella Torre dei Cieli. O meglio, nella grotta prima della Torre dei Cieli. Oh, Adriano! Oh, mi dispiace. Nella fretta non mi sono accorto di averti lasciato indietro. Ho aperto la porta della Torre dei Cieli. Con una chiave? Tonks, andiamo! È un terremoto! Non c'è tempo da perdere. Dobbiamo sbrigarci. La situazione peggiora. Le cose si mettono male. L'anomalia del tempo ha raggiunto anche questo luogo. Tonks, Rayquaza dovrebbe essere qui in cima. Sono in pensiero per Ceneride. Devo tornare indietro. Lascio tutto nelle tue mani. Non deluderci. Ricordo? Non siamo così maturi noi. Comunque, fortunatamente per noi, non abbiamo bisogno della bici da corsa per scalare la Torre dei Cieli. Perché l'ho detto? Oh, se non sapete, restate per adesso nella vostra beata ignoranza, ok? Se lo sapete, sapete di che sto parlando. Siamo arrivati. Quasi. Volevo fare una cosa un po' scenica. Sulla cima della Torre dei Cieli. Rayquaza si risveglia e vola via. Fortunatamente per noi, possiamo utilizzare volo anche da qui. E adesso c'è quella scena, mamma mia, sto zitto! È finita. L'anomalia si è arrestata. E Groudon e Kyogre sono scomparsi. Kyogre e Groudon se ne sono andati via chissà dove. Il tempo della regione di Hoenn è tornato alla normalità. Forse ciò che noi abbiamo cercato di fare non è di nessuna importanza per i Pokémon. Così i Pokémon antichissimi non erano solo Groudon e Kyogre. Dopo tutti i piani e gli inutili sforzi, è bastata l'azione di un solo Pokémon per rimettere le cose a posto, come se nulla fosse accaduto. Tonks, non mi ero sbagliato. Grazie al tuo aiuto, Ceneride. Anzi, tutta la regione di Hoenn è salva. Grazie di cuore, da parte di tutti. Ti prego di accettare questo dono. La MN07, che in Rubino e Zaffiro si prende nella Grotta dei Tempi, mi raccomando. La macchina nascosta contiene cascata. Se hai la medaglia pioggia, il Pokémon che impara questa mossa MN può risalire le cascate. E dove si prende la medaglia pioggia? Lo sai, vero? Certo! Devi battere il capopalestra di Ceneride. Puoi entrare da quella porta quando ti senti di affrontare la sfida. Rocco! Sembra che Max e Ivan se ne siano andati altrove. Forse sono tornati al Monte Pira a riportare le sfere. Davvero? Non ricordavo questa cosa. Ok, voliamo molto rapidamente al Monte Pira perché sono curioso di vedere se in effetti sono là. Dovrebbero. Siamo sulla cima del Monte Pira, dove sono anche Max e Ivan. Tonks. Cioè sì, è il mio nome. Ok.
I due uomini che hanno rubato le sfere le hanno riportate spontaneamente. Forse non sono poi così cattivi. Il mio compito è tramandare le leggende della regione di Hoenn alle generazioni future. La crisi appena terminata Cenerida è entrata nella leggenda. Ah sì? Ti piacerebbe sentire la nuova leggenda della regione di Hoenn? Ok, vai. È accaduto molto, molto tempo fa. Il mondo... L'abbiamo già letto! Abbiamo già letto questa cosa. C'è una aggiunta allora? Visto che è la nuova leggenda? Eccolo. Fu così che il Pokémon del cielo discese sulle ali di una tempesta. Il Pokémon, che emanava una luce verde vivida, calmò i due Pokémon infuriati. Fatto il suo dovere, il Pokémon verde fece ritorno nel cielo blu. La leggenda è stata aggiornata. Il punto è che questo vecchietto non conosceva una parte della leggenda, però Adriano sì. La cosa è strana. Ora è il momento di tornare a Porto Selcepoli. Non affronteremo adesso la palestra di Ceneride. Non ha molto senso. Devo anche andare in Quizzoteca per ottenere la calamita. Ho assoluto bisogno di uno strumento in grado di potenziare le mosse di tipo elettro e chissà perché. Qualcuno ti osserva. Dovrebbe essere qui. O qui. Come hai scoperto che era nascosto in questa credenza? Sei intelligente. Mago dei quiz. Non manca molto, mi raccomando, per completare la quizzoteca. Quindi, abbiamo sconfitto Telepat. Puzzle di porte roteanti. Io adoro questi puzzle. E bisogna fare così. Abbiamo 3 allenatori da affrontare. E mi sembra solo un Pokémon di livello 41, Cass. Quindi, spero di riuscire a portarlo al 42. Mentre andiamo avanti e affrontiamo questa. È una picnic girl, credo, perché lo sprite... No, è una ranger. Giusto, scusatemi. Si chiamano scout in terza gen. Swablu, vai Cass. Cass, facciata basta per uno Swablu, vero? Cass, non basta. Ok, è uno Swablu. Alcuni lo chiamano Swablu. È la stessa cosa. Hai davvero usato una ricarica totale. Ok, no problem. Comunque, non mi preoccupa così tanto l'allenamento della mia squadra, perché la prossima palestra è strapiena di allenatori. Ma proprio strapiena di allenatori. Roselia, oh! Roselia è veleno punto? Perché se sì e mi avveleni, possiamo fare tante cose belle, gioco. Mi sa di no, nessun problema. Abbiamo sconfitto Katia. Ho scoperto un allenatore in gamba. Si continua con il puzzle allora. Vediamo un po'. Devo arrivare ovviamente alla pergamena. Quindi così va bene. Perché poi se faccio il... No, aspetta. Devo andare qui per forza. Perché se non abbasso quella porta, non posso andare dall'altro Poké Scout e non posso arrivare dalla pergamena. Ok, perfetto. Quindi l'ultimo credo che sia un avicoltore. Avrebbe senso. Perché non ha senso qui un chitarrista. Di norma gli allenatori che si incontrano qui sono in qualche modo connessi al tipo della palestra su cui il puzzle è basato. Cacturne, eh? Ok, aereo assalto allora. Ad esempio... Aveva uno Swablu, la tizia. E c'è un avicoltore. Credo e spero che lo sia, altrimenti ho detto cose stupide. Un'altra cosa, mentre questo Cacturne ci trolla ed è al 39, quindi in realtà è bene allenarsi qui in Quizzoteca. E hai una ricarica totale, grazie mille. I puzzle della Quizzoteca sono diversi da Rubino e Zaffiro e da Smeraldo. In Rubino e Zaffiro sono gli stessi, ovviamente. In Smeraldo sono completamente diversi. È una cosa che vedremo soprattutto nel prossimo puzzle, che anche di struttura è diverso. Il punto è che quel puzzle lo finiremo dopo la palestra, quindi domani, alla fine, perché non ci manca molto. E dopo la palestra non voglio andare a Iridopoli, abbiamo altre cose da fare. Vorrei provare a dire qualche altra cosa. Ah, vero, se ci avanza un po' di tempo. E ci avanzerà di sicuro. Non posso andare per di qua. Devo andare qua a sinistra allora, ok. Vorrei anche esplorare giusto un po' Ceneride. Non devo neanche prendere troppi strumenti. Alleniamo un po' Baruk. Anzi, no, alleniamo Nyx. Visto che l'ho messa nel box per non so quanto tempo per usare Sub. Aspetta, devo fare...
No, aspetta, così, perfetto. E poi vado giù, e poi vado a sinistra, e poi posso prendere lo strumento. Come sappiamo tutti quanti, però, che è un inutile messaggio, vero? Esatto, è un messaggio luci. Ironicamente mi sa che a Cenerida è possibile prendere il messaggio ombra, ma... dettagli. Ma c'è Pikachu, vabbè, non serve. Se ci occupa l'inventario e non ci fa prendere la calamita, è un problema. Tu sei un avicoltore. Esatto, i miei Pokémon uccello riescono a volare oltre il muro. Non è un po' cheatare? Credo che sia un po' cheatare il puzzle. Ma non importa chi è. Swallow di Benny, avicoltore. Vai Nyx. Lacerazione. Brutto colpo. Brutto colpo. Brutto. L'ho chiamata. È la prima volta che lo chiamo il brutto colpo, mi raccomando. Di norma i brutti colpi mi arrivano completamente a caso, in molti momenti delle varie battaglie che facciamo con i nostri Pokémon, e non so neanche io perché. Un altro crit? No, questo non è assolutamente un crit. Accumulo in questo gioco neanche potenze alla difesa e difesa speciale? O sbaglio? Perché di solito c'è un messaggio che dice, ah, potenze alle difese. Accumulo, non lo vedremo mai più, escludendo questo Pelipper, che se ha protezione e accumulo, vuol dire che ha solo 4 mosse. Beh, per forza. Protezione, accumulo, intro energia, che cura in base a quanti accumuli, e sfoga energia, che fa danno in base a quanti accumuli. Basta. Zatu! Hai fatto molto male a scegliere di portare uno Zatu davanti a un Absol. Shadow Ball! Zatu, va giù. Nyx, forse sale al 43? Idealmente dovrei allenare... Oh! Non sale, ok. Dovrei allenare Baruk al posto di Nyx, perché non useremo proprio Baruk nella prossima palestra. E siamo arrivati. Tonks scrive il codice segreto sulla porta. Il mago dei quiz è la mia vita. Lo è. La porta si apre. Ciao, mago dei quiz. Ma come? Ce l'hai fatta a raggiungermi? Sei intelligente. Ci ho messo tutta la notte per installare quelle porte. Sei quasi al mio livello. Bene, te lo sei meritato questo premio. Ve l'ho già detto, è una calamita e ne abbiamo bisogno su Fulgora. Cos'è quella risatina ironica? È ancora presto per cantar vittoria. Inventerò nuovi trucchi per fermarti, vedrai. Ride bene che ride ultimo. Torna per la prossima divertente sfida. Bene. È vero che è un peccato togliere il moneta muleto, visto che il moneta muleto è sempre comodo da avere. Però... conviene sparare fulmini che distruggono i Pokémon avversari, giusto? Bene. Allora, direi a questo punto di dare la calamita a Fulgora e di tornare a Ceneride. Quindi, beccati questo. Ah, già che ci sto, non abbiamo bisogno della conchinella così tanto su Nyx. Quindi diamogli il moneta muleto. Diamo lei il moneta muleto. Ok. Video un po' corto, un po' come lo scorso video, però è per storia, ha senso. Tanto ora visiteremo giusto un po' Ceneride e poi basta. Hai portato tu quel Pokémon che vola qui? Ma sei incredibile. Aspetta. No, che... Avete capito che è successo? Ah, quei tizi non si spostano finché non entriamo in palestra. Il mio maestro ti sorprenderà con uno stile di lotta fenomenale. Lo spero, guarda. Ah, possiamo andare nella parte sinistra di Ceneride? Ma è meno importante rispetto alla parte alta di Ceneride. Qua c'è qualcosa, mi sa di no. La grotta che collega Ceneride al mondo esterno. Sembra che sia stata creata per custodire qualcosa. O forse mi sto inventando le cose. Parla della grotta dei tempi, ma è chiusa. A seguito di un'eruzione, un vulcano sottomarino è emerso dalle profondità. Il cratere affiorato dal mare si è riempito di acqua piovana. Questa è l'origine di Ceneride. Ok. Quindi l'unica cosa che è possibile prendere qui, dopo gli eventi di Groudon e Kyogre, ma prima di sconfiggere la palestra, è Breccia. Mamma mia! Oh, va bene, magari entrando in palestra giusto un secondo si sbloccano le cose? Non faremo ora la palestra, l'ho già detto. Mi sa proprio di no. Vero? Se vado qui a destra abbiamo ancora quei tizi che bloccano il passaggio. Dannazione. Ok, potrei fare una cosa un po' strana. Visto che Ceneride si può esplorare anche prima degli eventi di Groudon e Kyogre, mi sa proprio che faremo un viaggio temporale. In che senso? Nel senso che registrerò la prossima sezione di video dopo aver sconfitto la palestra che uscirà domani, perché voglio esplorare Ceneride oggi. Il video altrimenti sarebbe troppo corto. Ci vediamo tra 2 secondi per voi. In realtà un bel po' di tempo per me.
E siamo a Cenerite post palestra. In realtà non ci sono così tante cose da mostrare di Cenerite, però a questo punto le mostro lo stesso. In questa casa, solamente in Pokémon Smeraldo? Oh sì, eccola qui. Ho detto che c'era, anche su Pokémon Rubino e Zaffiro, un posto simile, ma a Virdi Azzupoli. Questa è la casa dove è possibile, utilizzando un e-reader, affrontare determinati allenatori speciali, che noi però non vedremo. Quando ero giovane, ho girato il mondo come allenatore di Pokémon. Ora che sono vecchio, il mio unico divertimento è assistere alle lotte dei giovani allenatori. Chissà perché. Chissà perché. Comunque, c'è un'altra casa che è decentemente importante ed è proprio questa qui. Abbiamo due allenatori qui, un montanaro e un pescatore. Su Pokémon Rubino e Pokémon Zaffiro vi chiedevano di mostrargli rispettivamente un Barboach e uno Shroomish. In Pokémon Smeraldo vi chiedono di mostrare un Lotad oppure un Seedot. In base a quanto sono grandi, se rompete il record dei loro Lotad e Seedot, otterrete un Elisir. Solo quello c'è in questa casa. Ultimissima cosa. Nel centro Pokémon, parlando con questa signorina qui, il capo palestra di Cenerite è davvero ammirevole. Ma questo significa che molte vogliono catturare la sua attenzione. E lo vedrete anche domani, mi raccomando. Con sdoppiatore è così affascinante da non riuscire a catturarne lo sguardo. Lei insegnerà sdoppiatore a uno dei vostri Pokémon. Se avete un Pokémon con testa dura, che impara sdoppiatore molto tardi, via livello, è possibile insegnarglielo più in fretta qui. Ad esempio, credo che Aggron lo impari, quindi se avete un Aggron, bene. Nella prossima parte di Pokémon Smeraldo affronteremo quindi la palestra di Cenerite, che io ho già affrontato. Lo so, è strano. See you next time, baby!